Un festival dedicato all'autobiografia. Il suo libro tratteggia un po' questi capitoli. Tra l'altro, uno dei capitoli parte da qua, era gennaio-febbraio, però a Treviso, in piazza tra l'altro. E che cosa vuol dire mettersi in piazza, tra virgolette, un po' spogliarsi delle proprie cose, presentarsi così sinceramente alla gente? Eh sì, fin dal titolo, non so se lo posso dire, come ho preso puntini puntini, poi c'è il nome di una malattia venerea, il titolo è così, come ho preso lo... E sì, io in realtà ho raccontato sì la mia autobiografia, 5 cose molto strane che mi sono accadute nella vita e che mi hanno spinto a studiare, a capire qualcosa di più, quindi non racconto solo i fatti miei. Come quando lei menzionava la manifestazione in piazza, siccome c'era un'amplificazione scadente, ho studiato il rapporto fra politica e microfono e invenzione dell'amplificazione elettrica. Quindi sì, va bene l'autobiografia, ma quando interessa un po' tutti. C'è tantissimo interesse per il racconto degli scrittori. Io ridendo dicevo prima che è un po' uno step successivo. Prima i vostri libri venivano spesso ripresi dai film, adesso siete voi stessi che dovete mettervi in gioco. Perché secondo lei? Ma io personalmente lo faccio solo quando penso davvero che quello che mi è capitato possa interessare a qualcuno, perché in realtà io credo molto nella fantasia, nella forza dell'invenzione, dell'immaginazione. Non è giusto, secondo me, disarmarsi e lasciare che siano solo il cinema, la televisione a inventare le storie di fantasia immaginate, finte. Ecco, penso che anche che con le nostre povere forze possiamo raccontare anche le nostre fantasie, le nostre immaginazioni, le nostre bugie, anche se non abbiamo i soldi di Hollywood o delle serie televisive. Però ci sono effettivamente cose importanti che capitano, che vanno condivise con un po' di pudore, con un po', insomma, anche un po' di presunzione, ma se mi capita qualcosa davvero strano, importante, come organizzare una manifestazione o aver conosciuto Mario Monicelli nel suo ultimo film, insomma, secondo me sono cose che credo possano interessare le persone.